Radio Radicale, siamo con Carlo Calenda, leader di Azione, per parlare del piano strutturale di bilancio. Allora, noi abbiamo seguito tutte le audizioni, insomma, ci sono molte cose ancora da chiarire. Il prossimo piano si voterà tra 5 anni. A lei è tutto chiaro? No, non c'è niente di chiaro, il come non esiste. Quello che sappiamo è che abbiamo appena assistito alla più grande presa per i fondelli della storia dell'elettorato italiano, cioè hanno fatto un piano che è più restrittivo di quello che voleva la Commissione europea, diciamo che forse neanche Monti l'avrebbe fatto così. E quindi questi hanno vinto le elezioni Ma questo raccontando. è dovuto al fatto che è ritornato il patto di stabilità e È dovuto crescita. al fatto che loro hanno prima firmato un patto che è più regressivo di quelli che c'erano l'altra volta, più stringente. Dopodiché l'hanno applicato senza spiegare come, senza spiegare gli effetti, l'hanno applicato tout court. Dopo aver raccontato che sovvertivano l'Europa, uscivano dall'euro, oggi abbiamo assistito a Claudio Borghi che difendeva l'esigenza di rientrare dal deficit. Quindi per persone che sono state, diciamo, montiane, liberali, attenti al deficit, è un momento di tripudio. Cioè la Meloni è più montiana di Monti. Ecco, lei ha idea di, leggendo queste cifre di rientro per i prossimi 5 anni, come facciamo quest'anno noi a trovare il restante 13-14 Sì, miliardi per la ho un'idea precisa perché è sempre stato così, cioè metteranno altre tasse, però concentreranno l'attenzione su quelle che tagliano e non su quelle che aumentano. E quindi il risultato sarà come negli ultimi 30 anni, un aumento della pressione fiscale. Perché lo sappiamo? Perché è stato sempre così. Allora, lei ha capito dove ci saranno questi aumenti? Allora, le Bello. accise diventeranno un oggetto di aumento oppure è Sì, un effetto? la chiamano armonizzazione delle accise. Si chiama sempre così. Quando devi tassare, ricordatevelo, il nome è armonizzare. E faranno questo, lo faranno sul catasto per chi ha usato il superbonus, che è un modo per inserire e se ne inventeranno da qui alla presentazione della legge di bilancio altri 20. Il risultato sarà solo quello che le ho detto prima. Senta, lei auspica che diventi strutturale il taglio del cuneo No, fiscale e io vede che per questo ci saranno dei problemi al nostro sistema La previdenziale? parte contributiva dovranno levarla e farla diventare taglio di IRPEF, ma detto questo, perché sennò non sta in piedi l'INPS, cioè le pensioni. Ma al di là di questo, ripeto, quello che succederà è una partita a zero, dove quello che non si farà e quello che bisogna fare è non promettere tagli delle tasse che poi non si mantengono, ma lavorare sulla sanità e la scuola. Lei sottoscriverebbe un emendamento per l'aumento delle sigarette per Sì, arrivare. io che sono un fumatore, assolutamente sì. L'ultima cosa, il PIL, secondo lei, è stato generoso Secondo me noi il prossimo l'Istat? anno saremo in recessione perché ci sono i segnali da un settore che è trainante come quello automotive in tutta Europa, vale il 7% del PIL. Secondo me stiamo largamente sottostimando questo Quindi problema. lei dice che non ci conviene abbandonare la stretta green, così come chiede Ma Confindustria. lo chiedo da quando è stata fatta la stretta green. Non perché è una stretta green, ma perché è infattibile. Chiarissimo. Grazie Grazie. a Carlo Gra Calenda. grazie.